La Massese batte di misura in casa la finale, in camera la prima vittoria tra le mura amiche e si posiziona due punti sotto alle sorprendenti battistrada Seravezza Pozzi via Reggio 2014, appaiata a Ponsacco, Savone e Lavagnese a quota 8. Mister Zanetti, che doveva rinunciare a Capoto, si infortunato, per la gara con lo spauracchio finale schierava a sorpresa una difesa esperta con Pasqualini in campo dal primo minuto assieme a Zambarda e dall'ex sgambato col 98 Benedetti, che andava a far coppia con Frugoli in avanti. Finivano in panchina Mosti e Taddeucci con il rientrante Papini. Il mister giallorosso Buttu, reduce dal roboante 4-0 in casa con l'Argentina Arma, si presenta a massa da capolista e schiera tutti e tre i suoi cannonieri Capra, Genta e Vittori. Si parte sotto il sole, ma il cielo è madido di pioggia. Inizio tutto giallorosso. Al terzo De Martini prova a sorprendere Barsottini con un pallonetto, ma la sfera rimbalza sulla faccia superiore della traversa. Al quarto il rasoterra di Genta è un passaggio per il portiere. Al sedicesimo gli ospiti reclamano per un contatto in area tra Capra e Raimo, ma il signor Camilli di Foligno, piazzatissimo, facendo all'attaccante ligure di rialzarsi. Si vede la Massese al diciottesimo con Frugoli che non trova lo specchio. Al trentunesimo i bianconeri passano. Frugoli allunga a sinistra per Pasqualini, che crossa dal fondo indietro, dove Remorini tocca un po' d'orecchio e un po' di spalla. La sfera sbatte sulla traversa e rimbalza sul portiere e finisce nel sacco. Al trentanovesimo buona palla per Frugoli, che spreca, ignorando in mezzo Amico e calciando debolmente in porta. Nell'intervallo si abbatte sul degli Oliveti un autentico nubifragio e gli ospiti continuano a premere, ma al dodicesimo Benedetti ha la palla per chiudere il match. Lancio di Spinosa, con bellissima accelerazione dell'ex Genoa, che a tu per tu con Gallo si fa respingere la conclusione di Mancina. Al venticinquesimo, sugli sviluppi di un corner da sinistra, Genta mette i brividi a Barsottini. Al trentesimo, su passaggio da sinistra di Capitan Zambarda, Taddeucci, entrato al 24esimo al posto di Frugoli, tenta il tacco, ma è sfortunato perché un difensore devia inconsapevolmente. Al 32esimo del Nero, entrato all'ottavo al posto di Amico, crossa in area per Taddeucci, che non riesce a deviare a sufficienza. Al 38esimo è Sfiniari a provarci di destro, senza centrare lo specchio. E dal 41esimo Barsottini salva il risultato su conclusione centrale di Capocelli, dal limite. Al termine mister Zanetti ed i suoi si abbracciano calorosamente e la squadra va a festeggiare sotto la curva. Domenica prossima gara molto impegnativa a Ponsacco con una squadra che è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione.